sociale e ho deciso di fare un trucco tutorial su mia madre e oggi faremo un trucco molto molto semplice, adatto a tutti quanti i giorni. Se poi questo video vi piace e vi interessa, lasciatemi un pollice in su e faremo anche la versione da sera, quindi più sbrilluccichina, come piace a lei tra l'altro. Prima cosa, via la frangia. E iniziamo intanto stendendo un burro cacao e utilizzo questo qui dei provenzali alla mandorla, che a me non piace per niente, quindi per finirlo lo usiamo su mamma. Grazie. Prima di tutto stendiamo su tutto quanto il viso questo bio primer, questo qui, quello di Neve Cosmetics opacizzante, e lo stendiamo tranquillamente con le mani come fosse una crema. Non uso un fondotinta visto che non è amante di fondotinta, e anche perché, come vi ho detto, è un trucco naturale da giorno. Io uso questa crema colorata dell'Erbolario, che è quella che vedete utilizzare sempre anche a me, ed è la tonalità mandorla, e la stendo con questo pennello qui. Vedete, non è una crema molto molto coprente, però comunque va a uniformare l'incarnato e va a fare insomma quello che ci serve a noi. Ora applico il primer su tutta quanta la palpebra mobile e utilizzo la Love Stage di Essence, e questa è una cosa che salta sempre, 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 giusto? Sì. Non muovi così scansata. Con l'Ultimate Brow Kit di Wet n Wild vado anche a sistemare le sopracciglia. Sempre... Sono già perfette. Ancora non ho capito a che serve questa cosa, non fa niente. Sempre con il colore, quello più chiaro, che è lo stesso che utilizzo per me. Anche se le sue sono un pochino più scure. Per il trucco occhi utilizzerò la Balm Voyage di The Balm e andrò ad utilizzare solamente colori opachi, perché appunto è un trucco giorno, perché invecchiano meno. E iniziamo applicando questo colore qui, che è un marrone medio completamente opaco, con un pennello ampio da sfumatura, e lo inizio ad applicare dalla piega dell'occhio. Piano piano lo porto nella piega, non troppo in alto perché non gli piace, bisogna anche rispettare i gusti del cliente, e lo porto anche sulla palpebra mobile, diciamo fino a tre quarti di palpebra, e mi aiuto anche con un pennellino piatto. All'inizio dell'occhio andrò ad utilizzare il C1, che è questo color champagne, e questo diciamo non è proprio completamente opaco, ma ha proprio delle leggerissime satinature, e lo applico all'inizio dell'occhio e creo così anche un punto luce, che a lei piace tantissimo, giusto? Sì. Riprendo il pennello da sfumatura con il marrone di prima e intensifico leggermente la parte finale dell'occhio per dare più definizione. Non me lo fa troppo scuro, dice. Dalla mia palette di Neve Cosmetics vado ad applicare Plastic sull'arcata sopraccigliare. Se vedi, lo utilizziamo tutti e due perché fa un bel buco. Con la matita di Yves Rocher, un po' difficile, la Silo Waterproof, la 01 Noir, vado a tracciare una riga proprio sottilissima all'attaccatura delle ciglia. Io uso questa matita perché, come vedete, ecco questa puntina sottilissima che mi permette di essere piuttosto precisa.
E ora la vado a intensificare e sistemare anche con Black Sheep di Neve Cosmetics, con un pennellino angolato. La stessa matita nera la applichiamo nella rima interna dell'occhio. Infine, per il trucco occhio, andiamo ad applicare il mascara e utilizzo questa mini size di Estée Lauder Subtools Infinity. Questo qui sarà il trucco occhi completo. Ora faccio l'altro occhio e poi torniamo alla base. Eccoci qui con il trucco occhi terminato. Chiudi. Sono addormentata. E terminiamo il viso. Uso l'Instant Anti-Age della Maybelline sulle occhiaie. Anche perché devo dire che a lei basta questo, perché non ha particolari occhiaie, e anche sulle zone che voglio illuminare. La chiamavano Rambo, sai? Applico una cipria su tutto il viso e utilizzo la Hollywood di Neve Cosmetics. Andiamo a fare un po' di contouring con la Bama Mamma di The Balm. Anche se non servirebbe. Ma... ora fai la faccetta a palla, a pesce, a palla. A palla o a pesce? A pesce. Che non è capace. Non ti pare che sei capace? Oh, segni qua. Che santo, solo io c'ho un nome che fa la faccia a pesce. Andiamo a fare il contouring. Fantasino. Mi sento una star. Andiamo a mettere il blush. E utilizzo questo qui di Kiko della Darien Game. La parte rosa, quindi quello completamente opaco. Io non utilizzo questo pennello. Lo so perché non utilizzi questo pennello, dovresti. No, utilizzo quello da blush. Hai visto il video sui miei pennelli? Certo. Il video sui miei pennelli ve lo lascio qua. Sì, il lancio arriva perché non l'ho fatta. Ok. Sempre la videocamera enfatizza il blush in una maniera tremenda, ma vi assicuro che in realtà non è così. E infine riprendo Plastic di Neve Cosmetics e con questo pennello a cuore vado a mettere l'illuminante. Utilizzo Plastic perché è un illuminante molto molto leggero, cioè non ha sbrilluccichini evidenti e rimane molto, diciamo, portabile. Ora andiamo a contornare le labbra con Perfettina di Neve Cosmetics. Su richiesta della cliente andiamo a mettere questo rossetto verde. Che non è verde ed è chiamato il rossetto magico. Non so se vedrete questo video prima o dopo, in cui uno, insomma, ve ne parlo proprio bene. E lo andiamo a mettere in pratica un rossetto che cambia colore in base alle labbra. Il video è terminato, anche il make up, e spero, insomma, vi sia piaciuto, vi abbia anche tenuto compagnia. Se vi piace, lasciate un pollice in su, fatemi sapere se vi interessa anche il make up da sera, quindi un pochino più sbrilluccichino. E niente, noi vi salutiamo. Ciao. Ciao.
finale. Perché sei un negozio? Devo fare un video qua. Bravo Kika. Bravo Kika.